con me lì sul Segrino e ho scoperto una storia che mi è piaciuta moltissimo. Allora, io gli ho detto, ho fatto un video sul golf dove c'è una donna che negli anni 50 avevano inventato una macchina per fare il giro perfetto del golf. Ossia, se tu giravi con la mazza entro questo cerchio in ferro, con la mazza attaccata a un cuscinetto, tu imitavi perfettamente il giro perfetto del golf e se colpivi la pallina al massimo del terreno, al centro del terreno, avresti fatto il colpo perfetto. Allora l'ho rapportata a Melli, gli ho detto, siccome tu eri un ciclista e so che cos'era che facevi, Melli, spiega, andavi? Mi allenavo sui ruoli. Ecco, ai rulli, dice che per andare sui rulli ci voleva una... Dimmi. Una pedalata? Una pedalata sincronizzata, perfetta. Perché se no non stavi su. E tu avevi messo ai tuoi tempi praticamente 1 milione di lire, di vecchie lire, a chi riusciva a battere il tuo record, no? Di pedalate di frequenza, di mezz'ora hai detto? Mezz'ora. E vai, erano tanti. Quindi in mezz'ora uno se sa girare forte. Fa tanti chilometri, non so quanti, ma ne fa tanti. Allora dimmi, e praticamente uno ti ha detto, un tuo... Com'era quello lì Un che mio si... amico mi ha detto te che sei matto perché secondo lui era un record irraggiungibile. E invece mi hai detto che questo qui era bravo, era un ciclista, come si chiamava? Bandera. Bandera, e ha vinto anche delle gare, eh? Però si è rifiutato di fare questa cosa qua sui rulli con te, cioè la comparata, diciamo, non l'ha voluta fare. Quindi tu a livello di pedalata, diciamo che avevi raggiunto una pedalata perfetta da Matt. Questo lo possiamo dire. Oh, grazie Melli, bellissima questa idea, dai. È come dire, abbiamo trovato un vino rosé che non è né bianco né nero, però esiste. Non sappiamo le percentuali, perché non mi ricordo quanti ne ho fatti, però in mezz'ora... Secondo me, pedalando con quelle due gambe lì da 1,90, però sei alto, meglio 1,90. 78. Wow, 1,78, cioè, il fisico ancora lo regge, le alte le gambe da ciclista. E praticamente va bene. Io la finirei qui, guarda, sta arrivando ancora una bella ragazza, siamo sul Segrino e grazie, Melli, ciao.